Parece è un autore che mi ha permesso di guardare le cose da un altro punto di vista, perché è un visionario, perché dipinge queste composizioni con questi pieci giganteschi e questi mondi che cercano di uscire dai confini della tela, e perché mi dava la possibilità, ripeto, di guardare alla pittura italiana e internazionale da un altro punto di vista, che è appunto quello di un'internazionalità e una sovranazionalità della cultura europea in quegli anni. Partecipa a tutte le mostre del gruppo dal 28 al 33 condivide una stessa dimensione del tempo e dello spazio. Con Savinio il rapporto è più stretto, non perché si frequentassero, ma perché hanno in comune una stessa visione della propria epoca, un'epoca di cui loro indagano l'infanzia, un'infanzia che è un'infanzia personale ma un'infanzia anche nel mondo. Ed è Chirico, quando deve andare a New York, chiede consiglio a Paresce su cosa andare a vedere dell'America, perché Paresce c'è già stato, perché è anche un giornalista e ha già scritto anche un libro che si intitola In tempi non sospetti, l'altra America. Paresce è stato lungamente dimenticato, per fortuna, e questa non è la prima occasione. Nell'ultimo decennio è stato riscoperto, ristudiato, catalogato, analizzato, e si vede come sia un protagonista di una situazione molto complessa dal punto di vista linguistico, perché è l'intreccio di filoni diversi fra futurismo, cubismo, metafisica, surrealismo, nel quale si muovono questi anche gli artisti italiani che lavorano a Parigi, les Italiens de Paris, ognuno con un suo mondo. Parece molto interessante perché riesce a creare delle situazioni, diciamo, di una figuratività molto onirica, tutto narrativamente onirica. È un personaggio anche di qualità pittorica, una personalità forte nel senso creativo. Nonostante, diciamo, le vicende che ci impegnano a destinare maggiori risorse al sociale, comunque la Fondazione vuol continuare a portare avanti questo filone di arte e cultura, soprattutto con queste mostre, quella a Palazzo Fava, questa in questo straordinario oratorio, diciamo, di Santa Maria della Vita, quella che inaugureremo a breve in palazzo di residenza, diciamo, della mostra delle ceramiche. E quindi devo dire onestamente, credo che tutto quello che è stato possibile fare lo si sia fatto, e mi auguro che si possa seguitare a farlo.